Ho notato che c'è un bel po' di confusione in giro riguardo questa nuova criptovaluta di Facebook chiamata Libra. Ebbene, sappiate che Libra non è una nuova moneta. Libra, infatti, è un nuovo sistema di pagamento, non una nuova moneta. Facebook, infatti, non sta creando, stampando una nuova moneta, sta creando un token che rappresenta delle normalissime, tradizionali valute fiat, come il dollaro, l'euro, la sterlina e lo yen, e proprio perché è un token di criptovaluta, rende le transazioni molto più facili, veloci ed economiche. Questo token, infatti, rappresenta le monete sottostanti, cioè quando ci si scambia Libra è come se ci si scambiasse euro, dollari, yen o sterline. Insomma, non è stata creata nessuna moneta, tant'è che per potersi scambiare questi token, quello che Libra dovrà fare, cioè l'associazione che gestisce questa criptovaluta, sarà quello di prendere degli euro, dei dollari, degli yen, delle sterline, metterle, immobilizzarle in un conto corrente bancario e da lì non le deve muovere e per ogni moneta di queste tradizionali fiat che deposita e immobilizza in questo corrente emetterà un token che le rappresenta. La gente non si scambierà più gli euro, i dollari, eccetera. Si scambierà dei token che rappresentano uno a uno alla pari le monete sottostanti. Quindi Facebook non ha creato una nuova moneta, ha creato un token che rappresenta delle monete che esistono già oggi, che sono delle normalissime, tradizionalissime valute fiat. Ma allora qualcuno si potrebbe chiedere, ma perché lo hanno fatto? Perché i token, grazie alla nuova tecnologia delle criptovalute, che è la tecnologia più avanzata che sia mai stata creata dall'uomo per trasferire valore, ebbene, questi token possono essere inviati e ricevuti in modo facilissimo, rapidissimo e molto economico, cioè in modo molto più facile, molto più rapido e molto più economico di quanto siano le transazioni con le valute fiat che l'associazione Libra depositerà, immobilizzerà sui conti correnti. Cioè, per chi utilizzerà Libra sarà molto più semplice, molto più veloce e molto più economico effettuare transazioni piuttosto che non utilizzare le classiche valute fiat che ha sempre utilizzato. Però le transazioni saranno praticamente la stessa cosa dal punto di vista finanziario e solo dal punto di vista tecnico-informatico che sono differenti perché sono migliori. Capite quindi perché Facebook non ha creato una nuova moneta, ma ha creato un nuovo sistema di pagamenti? Detto in altri termini, quando in futuro pagheremo con Libra è come se pagassimo con euro o con dollari, solo che la transazione non avverrà in euro o in dollari perché sarebbe costosa, un po' lenta e magari nemmeno facilissima, invece pagando in Libra sarà immediata, la potremo fare via WhatsApp, sarà facilissima e soprattutto sarà molto molto economica. Molti di voi non lo sanno, ma le transazioni in valuta fiat, ad esempio in euro, costano. Se voi fate un pagamento, che ne so, online con una carta di credito, chi riceve quel pagamento, probabilmente che ne so, un sito di e-commerce, ci paga il 2% di commissioni. Fate il conto, su certe cifre non sono pochi. Se voi invece in futuro pagherete con Libra, l'esercente che incasserà questo pagamento incasserà la stessa identica cifra, ma le commissioni saranno ridottissime. Pensate che all'inizio Libra avrà zero commissioni, quindi zero spese per chi incassa. Un discorso invece completamente diverso è Bitcoin. Bitcoin è una nuova moneta a tutti gli effetti. Bitcoin è sia una nuova moneta sia un nuovo sistema di pagamenti. Però primariamente è una nuova moneta. Bitcoin non c'entra niente né col dollaro né con l'euro, ma nemmeno con la nuova criptovaluta di Facebook, cioè Libra. Questo concetto lo ha espresso anche chiaramente, esplicitamente, il direttore del progetto Libra di Facebook, che si chiama David Marcus, che ha scritto chiaramente su Twitter, io qua vi pubblico la notizia che abbiamo dato su Cryptonomies e metto il link in descrizione, ha detto chiaramente che
Libra e Bitcoin sono due cose completamente diverse, non stanno nemmeno nella stessa categoria. Infatti, parole testuali di David Marcus, cioè direttore del progetto Libra, Bitcoin è un asset di investimento, invece Libra è progettato per essere un mezzo stabile di scambio. Una criptovaluta serve per fare una cosa, per ottenere uno scopo, in questo caso un investimento, l'altra invece serve tutt'altro, cioè per fare dei pagamenti online facili, veloci ed economici con un prezzo non volatile, con un valore non volatile stabile. Quindi, se sentite qualcuno che afferma che Facebook sta creando una nuova moneta, sta stampando moneta, sta affermando il falso. Facebook ha creato un nuovo sistema di pagamenti che come moneta di base utilizza le solite classiche monete fiat. La stessa cosa invece non si può dire di Bitcoin. Bitcoin è un nuovo sistema di pagamenti, ma è soprattutto anche una nuova moneta perché non ha nessun sottostante. Bitcoin non rappresenta nulla se non se stesso. Ora, ammetto, che questi sono concetti difficili anche perché molte persone usano la moneta ma senza saper bene di cosa si tratti. Quindi sappiate che se avete ancora dei dubbi e delle domande, cosa piuttosto plausibile, potete sempre scrivervi via email perché io via email rispondo sempre a tutti. Quindi non fatevi scrupoli, fatemi delle domande, tanto io in qualche modo vi risponderò. Ah, e un'ultima cosa, smettetela di comparare Libra con Bitcoin perché sono due cose completamente diverse. Un saluto, ciao.